Salve a tutti e benvenuti e soprattutto bentornati nel mio canale. E oggi cosa siamo qui a fare, come al solito? Non è T, perché T è qui, bello come il sole. Allora cosa siamo qua a fare? Siamo sempre a fare un bel alieno. Ma che alieno? Se lo dicessi in inglese l'avremmo già capito, perché ovviamente è il nome, cioè facciamo l'alien. L'alien, ma non l'alienone, facciamo l'alienino, quello piccolino, piccolino, piccolino che spunta fuori così, plup. Cioè il chestbuster. Noi faremo oggi, faremo la scultura e faremo il pupazzettino in lattice e in poliuretano espanso. Quindi, signori, cosa ci servirà per questo tutorial? Vi chiederete, come al solito ci serve la greta per fare la scultura, ci serve gesso, ci serve il lattice, ci serve... cosa ci serve dopo là? Ci serve il poliuretano espanso. Il poliuretano espanso dov'è? È questo. Io utilizzo... questo qui che mi sa che non funzionerà già più. Quello per schiuma poliuretanica per i coppi. Per i coppi. Coppi, coppi, coppi. No, non è quella per i coppi. Comunque vi serve quella che si espande. Quindi, dopo aver ricapitolato che cosa ci serve, che cosa non ci serve, io direi di iniziare col nostro bel tutorial. Ok, allora signori, iniziamo col fare la scultura. Considerando che questo è un alieno a forma di vermicella con un sacco di diversi, come dire, diverse sfumature particolari, eccetera, ci ho messo un'infinità di tempo. Adesso non so dirvi quanto tempo, ma basta guardare lo schermo bianco lì e vedere che gli episodi di The Good Place vanno, che è una meraviglia. Ma comunque ci avrò messo 4, 5 ore, 6 ore per fare sto vermicella e cac. Ma perché non capivo come cacchio era la cosa, poi non trovavo bene le fotografie che mi facessero vedere a 360 gradi, perché se avete solamente un lato non capite quanto deve essere profonda la faccia. Poi ci sono diverse versioni, c'è cioè quello... io volevo usare quello proprio del primo film, quello iconico, quello che si vede spuntare fuori, che non è così dettagliato come le repliche che vendono, ma è più realistico, perché quello che vendono di solito ha un sacco di parti che sembrano quasi meccaniche e non... come dire, naturali. Però dopo un po' ci sono riuscito a capire come cacchio era la forma, la proporzione, le varie sfumature. Io l'ho già fatto un po' inclinato, anche se di solito per fare l'animatronic servirebbe dritto, però visto che noi lo vogliamo anche come statua, l'ho messo già un po' inclinato. Poi quando sono riuscito a capire la forma e ho iniziato a fare i dettagli, ho passato sopra il borotalco per far sì che la scultura si pulisca bene dai vari pallini di creta mentre incidi la scultura per fare i dettagli. Rimangono questi pallini e grazie al borotalco riusciamo a pulire bene la scultura senza avere problemi. Poi, adesso io cosa sto facendo? Sto facendo questo muro di creta per dividere il nostro bellissimo alien. E dopo aver diviso la scultura e stando attenti a togliere i bordi, eccetera, possiamo iniziare a spennellarlo con il gesso. Poi questa volta qui ho fatto un modo diverso, ho preso la garza, l'ho imbevuta con il gesso e ho fatto degli strati. Poi potresti anche fermarti qui se lo fai abbastanza spesso, però io ho deciso di fare direttamente tutta la colata di gesso, avere una struttura, un calco bello solido che così mi resiste per diverse, diciamo, sculture e non mi si spacca e non devo avere timore mentre cerco di aprirlo, perché il problema è quando cerchi di aprire queste sculture, sti calchi, che rischi di spaccare il calco e ti gira anche la fava, capito? Capito? Ti gira la fava, te sei lì, tiri, spinni, tiri, tipo quello della mandragora. Adesso che ne sto facendo un po' per tirarla fuori, minzica, mi vengono dei deltoidi, che veramente sfarzi, levati, fammi passare a me che ho le spalle il doppio di te. Comunque, dopo questo piccolo breve magia magica, possiamo iniziare che abbiamo visto che la parte sinistra si è solidificata, adesso partiamo con la parte destra del nostro calco. Ricordatevi che tra le due parti bisogna mettere la vaselina, che così non vi si appiccica, capito? Poi mo cosa facciamo? Mo puliamo, apriamo il nostro calco, togliamo la creta, togliamo i vari pezzettini di creta, riempiamo i vari e possibili bolle che ci sono state create dentro il calco, utilizzando sempre un po' di gesso e un pennello bagnato. Poi
prendiamo il nostro calco, lo chiudiamo, ci passiamo con lo scotch per evitare che ci si apra a cazzibus, poi lo mettiamo in verticale, ci versiamo dentro il lattice e lo lasciamo così per qualche periodo di tempo. Poi ok, adesso sversiamo il nostro bellissimo, le nostre quantità in più di lattice che sono rimaste a vagare all'interno del nostro calco, e con il nostro bombolettone di poliuretano espanso spruzziamo all'interno, spruzziamo, senti, e abbiamo spruzzato, e mo' aspettiamo che il nostro poliuretano espanso si espanda, faccia quello per cui è stato chiamato in quel modo, cioè che si espanda, lo vedi che si sta espanda, guarda, 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 come quantità dipende, diciamo, quanto ne devi utilizzare, dipende dal tuo poliuretano espanso, il mio questa volta era un po', si vergognava, cioè aveva paura, no? Non voleva uscire, e allora io sono andato lì e gliel'ho spruzzato ancora un po', poi quando è pronto è diventato bello solido, possiamo aprire il nostro calco e possiamo tagliare questi flashing, in inglese si chiama flashing, cioè la pelle, le quantità, la parte in più del lattice, lo ritagliamo, e per fare un lavoro ancora più certosino, la parte attaccata alla nostra scultura con un accendino la possiamo bruciare, avete presente quelle che fanno le fiamme blu? Quello è perfetto per bruciare la parte lì in mezzo. E poi ci facciamo un altro strato piccolino di lattice dove abbiamo bruciato il tutto, perché diventa appiccicaticcio. Adesso possiamo vedere il nostro alien colorato così, color pelle proprio, vedete c'è il color bianchino che è la pelle, poi ci sono le sfumature un po' più scure. Questo se volete farlo color normale, color pelle normale dell'alien. Adesso ci passiamo con il colore rosso per farlo tipo che è appena spuntato fuori dalla vostra gabbia toracica di prepotenza, che è uscito a gamba tesa, che madonna mia, fatemi uscire che devo spaccare tutto. No, 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 Pacini, no, no. Bello come il sole. Eccolo qua, signori, il nostro chest buster. Questo qui che mia madre ogni volta che lo vede dice: sembra un pene. Non è un pene, è il chest buster, cazzo. E comunque, il pene, cazzo. Ah, sì, simpi. Comunque, signori, eccolo qui il nostro chest buster. Questo piccolo alienino così. E poi vabbè, come vi ho fatto vedere, voi o lo tenete color roseo, che però lì sembra proprio un oggetto fallico, oppure lo dipingete un po' di sangue, rossiccio così, perché comunque uscendo dal petto così, dal petto, bello cipoleno, bello, è un po' rosso sangue sporco infinito della vita. E quindi avete questo bellissimo soprammobile, poi se volete fare lo scherzone avete i jeans, io non ce li ho i jeans adesso, io ce li ho i jeans, ma non qui adesso, capito? Ce li ho i jeans, stai tranquillo che ce li ho i jeans. E voi lo potete, fate lo scherzone, lo potete mettere che spunta fuori così e dici: no, c'ho una fa, c'ho un fallo alieno, capito? De alieno, de da bestia. Comunque, voi adesso potete prendere questo qui. Vabbè, potete prendere questo qui e lo potete mettere dove volete, nel senso, potete fargli una base, oppure, io mi sono fermato solo a questa parte qui perché mi serviva solamente questo, perché poi il mio obiettivo era quello di fare un animatronic. In questo tutorial vi ho fatto vedere come fare il pupazzetto, questo, l'ornamento, che voi potete fargli una base tipo... io ho sempre utilizzato il poliuretano espanso poi per farlo l'animatronic. Qui prendete tipo una base di legno, ce l'attaccate sopra così, poi col poliuretano espanso gli spruzzate un po' tutto intorno, colorate tutto il poliuretano espanso di rosso e sembrerà tipo le viscere del morto che da cui spunta fuori. Ma comunque, signori, adesso che abbiamo finito il nostro bellissimo chest buster, cosa facciamo? Ora che abbiamo il calco e possiamo fare tutti i chest buster che vogliamo, ora noi cosa faremo? Nel prossimo video noi trasformeremo questo piccolo chest buster, ovviamente ne faremo un altro, non utilizzeremo questo perché questo è pieno, e lo trasformeremo in un animatronic che saremo in grado di muovere con i fili.
Sì, filica, rucole, motore, camere, luce, azione. Quindi, signori, spero che questo video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante e noi ci vediamo nel prossimo video dove vi mostrerò come fare l'animatronic.